Liberi.tv, Gianni Colacione, 29 luglio 2012, ultima giornata del Comitato Nazionale di Radicali Italiani qui a Torre Argentina. Siamo in compagnia di Luigi Mazzotta, segretario dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli, associazione molto attiva soprattutto in questo periodo appunto in cui i radicali hanno abbracciato questa lotta per l'amnistia, con un lavoro di contatto con i carcerati e con le famiglie anche dei detenuti. Ecco, su questa cosa, Luigi, puoi illustrarci meglio l'attività dell'associazione? Sì, noi prima della 4 giorni di digiuno che riguardava la lettera scritta dal professor Pugiotto, abbiamo partecipato a tutta una serie di iniziative che riguardavano la lotta antiproibizionista a Napoli. Nel giro di un mese e mezzo ci siamo resi capaci di raccogliere oltre 2000 firme tra i cittadini napoletani, e questo è stato un segnale molto importante per quanto riguarda la lotta per l'amnistia, che io ritengo sia collegata alla politica antiproibizionista. Nella ultima visita condotta al carcere di Poggioreale abbiamo riscontrato che su una capienza di 1.400 detenuti ed un sovraffollamento di 2.605 cittadini detenuti, il 30% sono tutti tossicodipendenti, piccoli assuntori, spacciatori di sostanze stupefacenti, ed ho avuto anche il dato certo da parte della direttrice del carcere, Teresa Abate, che ogni giorno ci sono entrate di assuntori, spacciatori e tossicodipendenti. Per cui questa io ritengo sia una battaglia fondamentale per riuscire ad avere appunto un ripristino di legalità nel nostro paese. E questo mese noi ci dedicheremo a fare telefonate a tutti coloro che hanno firmato le nostre petizioni riguardo l'autocoltivazione, la legalizzazione delle droghe leggere e quindi di conseguenza la riduzione del danno, perché sono molti i giovani della provincia di Napoli che ci vogliono supportare, vogliono aiutarci a portare avanti questa grande iniziativa che potrebbe essere un rilancio dai referendum che vincemmo nel 1993 e che furono bocciati dalla Corte Costituzionale in materia appunto di antiproibizionismo. Luigi, voi fate anche un'attività, mi stavi accennando prima, abbastanza importante, io ritengo, di collegamento proprio umano tra i detenuti e le loro famiglie, quindi insomma siete anche a contatto con una realtà umana abbastanza umanamente ricca e anche drammatica. Sì, le famiglie stanno soffrendo terribilmente, soprattutto il trasferimento che avviene da parte del cittadino detenuto in altre carceri lontanissime, per cui loro non hanno soldi e stanno vivendo uno stato psicologico molto ma molto negativo, e noi li stiamo supportando moralmente, psicologicamente, facendogli capire che logicamente noi non li illudiamo assolutamente riguardo questa lotta che stiamo conducendo e che non sappiamo quando è che potrà definitivamente concludersi, ma soprattutto stiamo rappresentando la speranza. Noi dell'Associazione per la Grande Napoli siamo riusciti anche ad avere delle iscrizioni da parte di cittadini, da parte di famiglie di cittadini di detenuti, e abbiamo avuto anche la conferma della loro partecipazione alle nostre iniziative, e di conseguenza io credo che in questo mese molto rovente di agosto, dove tutti andranno in ferie e presumo anche il nostro Presidente della Repubblica, noi trascorreremo la mattina in fila con loro davanti Poggioreale a cercare di confortarli e supportarli in questa grande battaglia di legalità.
Luigi, per quanto riguarda il dibattito nel comitato interno, la riforma statutaria, insomma, come ti è sembrato in sintesi questo comitato? Guarda, io ho avuto modo di venire stamattina e sono mancato nella giornata di ieri e l'altro ieri, ho ascoltato parecchi interventi, ma riguardo la riforma statutaria non ho potuto seguire ieri un po' tutta la procedura per come si sia svolta. L'unica cosa che ho capito è che logicamente questo tipo di modifiche non potevano andare fatte durante un comitato nazionale dove ci sono dibattiti generali e dove effettivamente è il luogo della nostra politica radicale. Per cui io credo che ben vengano le discussioni, ben venga il tutto, ma sicuramente in altra data e in altra sede. Ringraziamo Luigi Mazzotta, segretario dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli, gli diamo appuntamento su Liberi.tv per questa e altre interviste. Grazie ancora. Grazie Liberi, grazie.